salutiamo lo studio e ci vediamo in quello nuovo. Ciao ragazzi. Anche io non cambio un cazzo, ma ok. Bam! Eccoci qua. Come state? Beh, io spero tutto bene perché questo è il primissimo video in assoluto dal nuovo studio, che per il momento è un po' vuoto, non rimarrà così, però dovevo per forza di cose improvvisare una sorta di sfondo, poi ho già qualche idea in testa per abbellire il tutto, ci arriveremo, tanto un paio di chiacchiere con voi andavano fatte, per forza di cose. Tra l'altro non è nemmeno la prima volta che mi metto qua a registrare, perché quando avevo iniziato il primo video, l'elettricista che stava ancora finendo di fare dei lavori nella nuova casa ha tolto la corrente. Io sono rimasto senza niente, sono anche rimasto abbastanza male. E dato che, come sapete, quella di ieri è stata una giornata molto, molto, molto impegnativa. Se avete fatto dei traslochi anche voi saprete benissimo tutte le cose che accadono. Però non volevo lasciarvi senza due paroline sulla Juventus. Non sarà un video particolarmente lungo e so che se lo dico io vuol dire che è un problema. In questo momento non ho nemmeno internet, dovrò caricarlo con l'hotspot, quindi è un disastro. Accontentatevi, anzi, apprezzate l'impegno e lo sforzo. Però domani è sabato, voi direte chi se ne frega. Sì, chi se ne frega, assolutamente vero. Però significa anche che è già la vigilia del Derby d'Italia, è la vigilia di Juventus-Inter e io ho assolutamente voglia di vederla, di viverla, perché ho bisogno di una partita di pallone della Juventus, di questa partita di pallone della Juventus nella maniera più assoluta, perché è la partita più importante di Serie A per la Juve da quando è tornato Massimiliano Allegri. Io, come vi ho già detto, non firmerei per il pari. Capisco che il pari possa essere un'opzione, ma non firmerei per il pari, perché credo che sia un'opportunità più unica che rara. La Juve ha delle defezioni, ora sono le ore decisive per capire chi ce la farà e chi no, ma ce l'ha anche l'Inter. E quindi beccare l'Inter in un momento così delicato, secondo me, deve essere un modo come un altro di tirar fuori ancora di più di quello che abbiamo dentro per poter provare a portare a casa il bottino pieno. Perché se davvero si vorrà andare ad inseguire un sogno chiamato scudetto in questa stagione, non si potrà soltanto utilizzare il pareggio, poi è ovvio che la stagione è ancora lunga, non è super decisiva, però la Juve è esattamente nella stessa condizione in cui si è ritrovata pre-Milan, e cioè se pareggi rimandi tutto e quindi può succedere ancora di tutto, ti abitui anche all'idea che comunque si possa scivolare un po' più lentamente, se perdi è un disastro, perché perdere non devi perdere. Se vinci è molto interessante, anche se una vittoria non significa niente. Cioè, la Juve ha più da perdere rispetto all'Inter. Perché se vince va più uno, ma l'Inter rimane lì. Se pareggia si mantiene questo distacco che non è incolmabile. Se perde è un bel problema, perché oltre allo scontro diretto perdi anche 3 punti importanti, il distacco diventa molto ampio e poi diventa anche complicato, secondo me, andarsela a recuperare quella distanza dall'Inter. Quindi, partita fondamentale. Mi sembra davvero di vivere la sensazione pre-Milan, ma questa è ancora più complicata, è ancora più importante, è ancora più da vivere intensamente. Poi è il derby d'Italia, Juventus-Inter, e non è mai una partita banale o scontata. Ho scritto anche un articolo riguardo, ho la volontà di leggervelo all'interno di un reel, di un TikTok, di qualcosa, sempre se faccio in tempo perché sono giornate un po' così, diciamo. Vi lascio comunque il link dell'articolo da leggere qui sotto in descrizione, fateci un salto. Magari poi fatemi sapere la vostra opinione anche nei commenti se andate a ripercorrere, a riprendere alcuni pezzettini. Ma ieri non è stata soltanto la giornata del mio trasloco, è stata anche la giornata dell'assemblea degli azionisti da parte di Juventus e c'è stato un pochino di discussione, beh, usiamo la parola discussione, tra alcuni tifosi o azionisti e appunto il consiglio di amministrazione della Juventus, la dirigenza anche della Juventus, perché alcuni azionisti non hanno visto di buon occhio la gestione da parte della Juve per quanto concerne gli avvenimenti, gli eventi dello scorso anno extracampo, quindi tutta la vicenda giudiziaria, tutto il discorso legato alle penalizzazioni, tutto quello che l'anno scorso è andato a prendere una stagione di calcio, buttarla nel tritarifiuti e far venire fuori una sorta di telenovela che ovviamente, lo abbiamo visto l'anno scorso, in Italia dal punto di vista mediatico è stata gestita non in maniera pessima, ancora di più. E Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, ha detto una frase
che è abbastanza importante, in realtà è molto importante, cioè che le sentenze si rispettano. Quindi sicuramente questa cosa non avrà fatto piacere a tanti tifosi, o appunto tifosi che hanno deciso anche di investire qualche soldino nella Juventus, che chiedevano una protezione maggiore di quella che è la dirigenza della Juve nei confronti della squadra. Io sapete bene come la penso, credo che l'anno scorso ci sia stato una sorta di contentino per tutti, sia per la Juve sia per la Procura Federale, perché per quanto riguardava la prima parte, cioè quella legata alle plusvalenze, la Juventus aveva pagato e anche di troppo; per la seconda parte, quella inerente appunto alle partnership, ai rapporti, non sono andati fino in fondo, si è scelto di patteggiare, ed era quella che mi preoccupava di più, era quella che mi dava più preoccupazione anche dal punto di vista di punti di penalizzazione. Quindi dalla parte in cui dovevamo essere un po' più tranquilli abbiamo pagato più del dovuto, dell'altra invece dove ci poteva essere un rischio si è andato a patteggiare e si è fatto un calderone con tutto dentro per salvare capre e cavoli, perché alla fine si è arrivato in un punto anche a livello temporale in cui la giustizia sportiva doveva esporsi, doveva prendere una decisione, la Juventus doveva iniziare una nuova stagione, bisognava programmarla, anzi si era andati anche troppo oltre, era stato un patatrac all'italiana che era diventato quasi tragicomico, e la Juventus dice semplicemente, per bocca appunto del suo presidente, che alla fine, se ci pensiamo, il rischio di poter rimanere fuori dalle coppe per più anni era elevato, e che quindi si è scelto di venirsi un po' incontro, di arrivare a questa situazione qua, siamo fuori per le coppe un solo anno, la squadra è seconda in campionato, l'anno prossimo probabilmente tornerà a giocarsi la Champions League ed è essenziale per il club essere all'interno della Champions League. Quindi un pochettino di fritto misto di dichiarazioni, sono cose che sappiamo, che conosciamo, e via discorrendo. Tra l'altro si è discusso anche di diverse entrate economiche, come lo sponsor. Jeep arriverà all'ultimo anno, poi si cambierà sponsor, ci sono alcuni sponsor che stanno facendo delle trattative. Jeep mi pare che fosse destinato a garantire alla Juventus 45 milioni di euro a stagione, quindi comunque una cifra molto importante. Vedremo, se parla di Amazon, si parla di tantissimi brand in realtà abbastanza conosciuti, vedremo poi alla fine quale sarà quello che vincerà questa corsa alla maglia della Juventus. E si è parlato anche dell'aumento di capitali, di quei famosi 200 milioni di euro che da parte di Exor c'è stata questa volontà di inserire all'interno della Juventus per andare a risanare quel rosso di bilancio che c'era stato l'anno scorso, e 80 mi pare che siano già stati inseriti all'interno, mancano quegli altri che verranno aggiunti nei prossimi mesi. Insomma, ecco, la Juventus da questo punto di vista deve stare tranquilla, perché da parte di Exor c'è questa volontà di inserire altro denaro contante, e facendo il conto a grandi linee con tutti quelli inseriti negli ultimi anni siamo intorno al miliardo di euro, perché ci sono stati tre aumenti di capitale che messi tutti insieme vanno a formare quella cifra lì, ed è una cifra mostruosa, mostruosa, enorme. Il rosso della Juventus si è abbassato ulteriormente, quindi dall'anno scorso che c'era un rosso incredibile c'è un rosso meno preoccupante. Da questo punto di vista si sta lavorando per abbattere anche i costi di gestione, per cercare di limare un pochettino quei contratti un po' troppo scomodi, pesanti, e che vanno a occupare spazio salariale inutilmente. Si andranno a discutere tutte queste cose qua, e la Juve insomma è pronta a vivere questa parte di stagione in cui adesso bisogna anche rispondere alla domanda delle domande: a che punto è questa Juventus? Perché sono un po' pessimista. Nel video di ieri con Chino, Lello, Davome, Maschera, io ho detto che nelle prossime partite, con 18 punti in palio fino ad arrivare alla partita con la Roma, come andremo a conquistare 11, quindi non un grandissimo bottino, anche perché ci sono partite importanti, c'è l'Inter, c'è il Napoli, c'è il Monza, c'è la Roma, c'è il Frosinone e c'è il Genoa da giocare. Poi ci riposiamo a Capodanno e poi si ricomincia con Salernitana Coppa Italia e Salernitana Serie A per chiudere il girone d'andata. Secondo me saranno 11 punti, inizieremo a lasciare qualcosa per strada, e le gare sono toste, sono molto toste. Fatemi sapere un po' la vostra prediction qui sotto nei commenti, e ragazzi, apprezzate l'impegno di portare un contenuto anche in questa situazione di emergenza, che non era per niente scontato. Ciao.